este partido representa cierta fraternidad. In occasione dell'amichevole internazionale tra Paesi Baschi e Catalogna, giocatasi il 28 dicembre, ci siamo recati nei Paesi Baschi per raccontarvi il clima che si respira in città durante questo match carico di significati e per farci raccontare i Paesi Baschi da chi qui è nato e cresciuto. Il nostro viaggio è iniziato a San Sebastián, Donosti in basco, città sulle coste dell'Atlantico a una ventina di chilometri dalla Francia, famosa per il surf e per il prestigiosissimo International Film Festival. Proprio davanti a dove si tiene il festival ci siamo intrattenuti con David, studente di economia di origini basche, per farci raccontare qualcosa di più su questa parte di Spagna dalla personalità estremamente forte ma allo stesso tempo umile e appassionata. Sebbene la partita di calcio si terrà a Bilbao è solo un amichevole, l'incontro assume importanza per le sue implicazioni e significati. In Spagna, i Paesi Baschi e la Catalogna sono le regioni che hanno storicamente reclamato con maggior vigore l'indipendenza. Sorge dunque spontaneo chiedere a David, cosa rappresenta la partita di domani? Bueno, el partido de hoy es importante. Hay que decir también que Euskadi y Cataluña han jugado en múltiples ocasiones, no sé si han sido cerca de 20 ocasiones. Y en este sentido, ahora más que nunca tiene mucha importancia por el punto de partida en el que está comenzando Cataluña. Cataluña desde hace 2-3 años está con un proceso independentista muy fuerte, con mucho apoyo popular y en ese sentido este partido representa cierta fraternidad entre la nación vasca y la nación catalana. Come preannunciato da David, a Bilbao vi è un clima di festa e i tifosi delle squadre avversarie festeggiano insieme nella Caglia, aspettando il match. Questo è il nostro primo documentario, lo stiamo facendo a Bilbao e sarà un po' improvvisato e noi saremo sempre meno seri nel corso di questa registrazione, però faremo del nostro meglio. La questione politica risulta centrale. È un tema attuale e rilevante in una Spagna che sembra ancora combattere per trovare la sua identità ultima. Questo tema diventa più caldo che mai quando trattavano i Paesi Baschi, a causa della violenta storia di rivendicazioni perpetrate dall'ETA. Qual è attualmente la situazione politica nei Paesi Baschi? Bueno, desde hace muchos años el tema politico nel Paese Basco ha sido un poco no conflictivo, pero sí difícil. Ha habido mucha fragmentación política entre lo que significa pertenecer vasco para mucha gente. La gente que vivimos aquí somos exclusivamente vascos y no españoles. Y para otra mucha gente ser vasco y ser español es compatible. Entonces, en este panorama que ha habido, ha jugado un papel muy importante ETA, que ETA ha estado presente desde la dictadura de Franco de por sí. Entonces, en este momento, ETA dejó las armas hace 3 años y el panorama ha cambiado, podemos decir, de arriba abajo. L'abbandono della lotta armata da parte dell'ETA ha permesso lo sviluppo di un dialogo politico riguardo al tema indipendentista privo di demonizzazioni. Tuttavia, è un passato che non è facile scrollarsi di dosso. Camminando per le strade di San Sebastián e Bilbao si notano bandiere che chiedono di riportare i condannati per terrorismo legato all'ETA in prigioni della regione basca, mantenendo così questo spettro ancora in vita. Alla base delle rivendicazioni di indipendenza vi è senz'altro la forte cultura basca, ma mi sorge spontaneo chiedermi, sarebbe realmente possibile vivere in uno stato basco? Es muy posible. Nosotros nos consideramos, ya nuestro sistema político es muy autónomo de por sí. Funcionamos a nivel de recaudación de impuestos, a nivel político, a nivel sanitario, funcionamos de manera autónoma con respecto a Madrid. Vorrei continuare a parlare della cultura basca abbandonando il tema politico per chiederti piuttosto di raccontarmi la cultura della Caglia, del vivere la strada, che ho notato essere molto più significativa che in altre parti della Spagna.
Bueno, en Euskal Herria hay una cultura de beber, vivir y disfrutar en la calle desde hace muchos años. Ya mis padres, en los años 70, incluso con la dictadura de Franco, ya hacían esto. Entonces es una cosa que forma parte de los jóvenes desde siempre, desde que somos muy jovencitos. Nosotros, tanto especialmente durante el verano, vamos de pueblo en pueblo, pues, y lo que es beber en la calle, compramos nuestro alcohol en los supermercados y luego nos juntamos en la calle, pues en grandes plazas donde se congrega toda la gente, y allí simplemente se habla, se baila, se intenta ligar, por qué no decirlo también. Y si no hay otro bar abierto. La intentamos, pero hombre, la intentamos. ¡Apoyamos con gorras! ¡Apoyamos con gorras! Prima di concludere vorrei chiederti di parlarmi un po' della cucina basca, perché mi è sembrato che ogni bar dove sono entrato fosse pieno di pinchos e di altre delizie da mangiare e da bere. Bueno, es muy, muy típico a nivel vasco el tema de, como hemos mencionado antes, el comer y beber de bar en bar, ¿no? Entonces lo que solemos hacer es ponemos una cantidad de dinero entre todo el grupo y a la hora de ir de bar en bar lo que hacemos es normalmente pedimos o un calimocho, una cerveza. Un calimocho es vino tinto con Coca-Cola, es muy típico de aquí. Y vamos pidiendo pinchos, que pinchos son estas cosas que vemos por aquí, que son como tapitas pequeñas, normalmente presentadas en pan. Y nada, vamos haciendo esto una ruta hasta que estemos bien llenos y estemos borrachos. Muy bien. Y vale, por esto vamos a emborracharse también y hacer nuestra vuelta de pinchitos y algo. Y vale, terminando. Dulcis in fundo, la domanda più difficile. ¿Qué vuol dire essere basco? Yo creo que hay muchas ópticas de lo que es sentirse vasco. Sin ninguna duda, independientemente de si tú eres independentista o te sientes español, la gente aquí se siente vasca. Esto es así. Entonces, en este sentido, la visión de ser vasco es una cosa muy propia y muy personal. En mi caso, yo me siento vasco de una manera de que tanto la cultura como la vida cotidiana aquí es muy diferente a lo que puede ser en el resto del Estado español. Entonces, y simplemente es un sentimiento de amar tu tierra, de amar la cultura que aquí tienes, la música, el deporte nacional vasco también y sobre todo el idioma también. Quando siamo montati sull'autobus che ci avrebbe riportato in 8 lunghe ore a Barcellona, gli interrogativi lasciatici da questo viaggio erano vari. Il tema dell'indipendentismo, non solo nei Paesi Baschi, ma anche nel resto della Spagna, è un tema conflittuale, difficile da comprendere per chi non è nato nelle terre dove si invoca l'autonomia della propria cultura. Il buio periodo franchista, con la sua repressione coatta, ha costruito dei tabù alimentando in maniera massiccia il focolaio della salvaguardia delle proprie tradizioni regionali. Anche la crisi economica che ha messo in ginocchio la Spagna ha giocato un ruolo da protagonista nel riaccendere, di recente, certi desideri ormai assopiti.